Buongiorno nell'amore del nostro Signore Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno, noi siamo qui per leggere la parola di Dio. È un piano di lettura della Bibbia che è partito dalla Genesi, noi andiamo fino all'Apocalisse, ossia da una copertina all'altra interamente, ogni singola parola, virgola, puntino sulla I, tutto sarà letto giorno per giorno nell'amore del Signore. A volte leggiamo un capitolo, spesso noi leggiamo due, tre capitoli e quindi noi continueremo a leggere la parola di Dio, perché la Bibbia è la parola del Signore che è stata donata a noi per comunicare la parola, il messaggio di Dio al nostro cuore. Se magari hai una domanda inerente a qualche brano biblico che abbiamo letto, non esitare a mandarmi la tua domanda o eventualmente proprio nei commenti metti la tua domanda, perché probabilmente la tua domanda è la domanda anche di altre persone. Io cercherò di rispondere alla tua domanda al più presto, mettendo, se hai scritto lì nei commenti, allora metterò sempre lì la risposta, appunto perché possiamo condividere il messaggio del nostro Signore. Se invece hai una richiesta di preghiera, ti invito a partecipare della Alba Nuova, di questa puntata che è sempre, non puntata, ma puntate sempre per la grazia di Dio dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino, quando noi preghiamo al Signore. E di nuovo io ricordo che se tu non puoi leggere la Bibbia con me a mezzogiorno, niente paura, puoi leggere all'una, alle due, alle tre, alle quattro, a mezzanotte, non importa, perché tutto questo rimane registrato nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Infatti ti chiedo di mettere un like, di iscriverti nel canale, c'è una campanellina, clicca nella campanellina così sarai avvertito di ogni live, di ogni video che è disponibile. E inoltre puoi cercare sempre nel canale la playlist Leggiamo la Bibbia Insieme. Tu lì puoi recuperare se magari ti sei perso una puntata, non c'è nessun problema. È il video on demand che ormai va di moda, ossia tu puoi assistere dove vuoi, quando vuoi, in questo caso ascoltare la parola di Dio. Noi questa mattina della 29 di marzo del 2021 abbiamo la gioia di leggere naturalmente la parola di Dio e noi leggeremo il capitolo 27, l'ultimo capitolo del libro di Levitico, un libro che ci ha insegnato tanto inerente ai sacrifici, alla santità di Dio, a come Dio vuole che noi viviamo per Lui. Naturalmente oggi noi non dobbiamo più sacrificare nessun agnello, grazie a Dio, perché l'agnello di Dio che toglie ogni peccato del mondo si è sacrificato per noi una volta e per sempre. Il suo sacrificio non si deve ripetere perché Lui già è morto e risorto. Ora Cristo Gesù deve vivere nella nostra vita. Quindi andiamo insieme. Questa mattina Levitico capitolo 27, l'ultimo capitolo di questo libro. La parola di Dio dice: «Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, se qualcuno farà un voto per consacrare una persona al Signore, tu ne stimerai il costo. Per un maschio dai 20 ai 60 anni la tua stima sarà di 50 sicli d'argento secondo il ciclo del santuario. Se si tratta di una donna la sua stima sarà di 30 sicli, dai 5 ai 20 anni la tua stima sarà di 20 sicli per un maschio e di 10 sicli per una femmina. Da un mese a 5 anni la sua stima sarà di 5 sicli di argento per un maschio e di 3 sicli di argento per una femmina. Dai 60 anni in su la tua stima sarà di 15 sicli per un maschio e di 10 sicli per una femmina. Se chi ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te, lo si farà presentare al sacerdote, il quale lo tasserà. Il sacerdote farà una stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto. Se si tratta di animali che possono essere presentati come offerta al Signore, ogni animale che si darà al Signore sarà cosa santa. Non lo si dovrà cambiare. Non si
ne metterà uno buono al posto di uno cattivo, o uno cattivo al posto di uno buono. E se uno sostituisce un animale all'altro, tutti e due animali saranno cosa sacra. Se si tratta di animali impuri di cui non si può fare offerta al Signore, l'animale sarà presentato davanti al sacerdote. Il sacerdote ne farà la stima secondo che l'animale sia buono o cattivo. L'interessato si atterrà alla stima dal sacerdote, ma se uno vuole riscattare aggiungerà un quinto alla sua stima. Se uno consacra la sua casa perché sia cosa santa al Signore, il sacerdote ne farà la stima secondo che essa sia buona o cattiva. L'interessato si atterrà alla stima fatta dal sacerdote. Se colui che ha consacrato la sua casa la vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua. Se uno consacra al Signore un terreno di sua proprietà, ne farai la stima in ragione della semenza 50 sicli d'argento per un omer di seme d'orzo. Se consacra la sua terra dall'anno del giubileo, il prezzo resterà fissato secondo la tua stima. Ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del numero degli anni che rimangono fino al giubileo successivo e si farà una detrazione dalla tua stima. Se colui che ha consacrato il prezzo di terra lo vuole riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della tua stima e resterà suo. Ma se non riscatta il prezzo di terra e lo vende a un altro, non lo si potrà riscattare. Quel pezzo di terra, quando rimarrà franco al giubileo, sarà consacrato al Signore come una terra consacrata e diventerà proprietà del sacerdote. Se uno consacra al Signore un pezzo di terra che egli ha comprato e che non faceva parte della sua proprietà, il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all'anno del giubileo. Quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato come cosa consacrata al Signore. L'anno del giubileo la terra tornerà alla persona da cui fu comprata e di quel cui patrimonio faceva parte. Tutte le tue stime si faranno in sicli del santuario, il ciclo è di 20 ghere. Però nessuno potrà consacrare i primogeniti del bestiame, i quali appartengono già al Signore, perché primogeniti, vitello o agnello che siano, appartengono al Signore. E se si tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo della tua stima, aggiungendovi un quinto. Se non è riscattato, sarà venduto al prezzo della tua stima. Non di meno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d'interdetto fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato. Ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore. Nessuna persona consacrata per voto di interdetto potrà essere riscattata, dovrà essere messa a morte. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore, è cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima dell'armento o del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore. Non si farà distinzione fra animale buono o cattivo e non si faranno sostituzioni. Se si sostituisce un animale all'altro, tutte e due saranno cosa sacra, non si potranno riscattare. Questi sono i comandamenti che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai per i figli di Israele. Amen. Parola del nostro Signore. Da domani, martedì 30 marzo del 2021, noi incominceremo un altro libro della Bibbia, quindi il libro dei Numeri, e quindi noi continueremo questo viaggio attraverso la parola del Signore. Signore, io ti ringrazio per la tua parola.
Ti ringrazio per ogni persona che partecipa a questo tempo di parola di Dio, di lettura, di, Signore, tempo di comunicare a voce alta i tuoi precetti. Io ti prego, Signore, Dio Santo, che attraverso la potenza dello Spirito Santo, questa parola che è ispirata da Dio, questa parola che è inerrante, questa parola che è infallibile, Signore, possa penetrare nella nostra vita per illuminare il nostro cuore, illuminare la nostra vita e trasformarci in persone secondo il tuo volere. Signore, è per grazia che noi siamo salvati, ma tu ci stai santificando e vuoi che ogni giorno noi possiamo ascoltare e dare ascolto alla tua parola, ossia mettendola in pratica e diventando, Signore, divenendo giorno per giorno dei fedeli servitori che osservano e che mettono in pratica questa parola che trasforma il nostro carattere. Signore, grazie perché il libro di Levitico ci dà una impronta di come è seria la nostra vita nei tuoi confronti, soprattutto, Signore, per quanto riguarda la santità. Signore, tu sei un Dio santo e vuoi che il tuo popolo sia altrettanto santificato. Dio ha perdonato i nostri peccati per mezzo di Gesù, però non per questo noi vivremo nel peccato, noi vivremo sempre, ogni giorno, consacrati a te, nel nome di Gesù. Amen. Io ringrazio il Signore per questo tempo meraviglioso. Ti invito domani a continuare a leggere la parola del Signore insieme a me. Nel frattempo io ti do un forte abbraccio, un santo bacio e che la grazia del nostro Signore stia nella tua vita nel nome del nostro Signore Cristo Gesù. Dio ti benedica. Amen.